Solo un genio può risolvere questi 7 indovinelli in 2 minuti. I test di logica sono utili per persone di tutte le età, perché ci permettono di fare un po' di ginnastica mentale. Abbiamo preparato 7 rompicapo per testare il tuo ingegno e la tua attenzione. Ti diamo 15 secondi per ogni indovinello. Riuscirai a risolverli? Se sì, beh, allora puoi considerarti un genio. Per inciso, noi non lo siamo, perché l'ultima non l'abbiamo indovinata. 1. Quale simbolo dovrebbe sostituire il punto interrogativo? 2. Le opzioni possibili sono in basso, nel riquadro in giallo. Ti darò 15 secondi per rifletterci. 3. Fatto? La risposta corretta è la prima figura. Infatti, le figure che vedi rappresentano dei numeri, con le rispettive immagini specchiate alla loro destra. Una volta compreso questo, non calcolare la somma di 1 e 3 non sarà per niente difficile. Due. Come puoi dividere questa figura in 4 parti uguali? 15 secondi tutti per te. Il tempo è scaduto. Rispondere non è poi così difficile. Solo che le figure in questione non sono tanto comuni. Tre. Trova il dado falso. Wow, questo sembra complicato. Saranno sufficienti 15 secondi per risolverlo? Speriamo di sì. Fatto? Come ben sai, non esistono dadi con una faccia a 7 pallini. Eccolo, nel caso non l'avessi trovato. 4. Quanto costa l'uovo? L'uovo e il pollo insieme costano 108 monete. Il pollo costa 100 monete più dell'uovo. Quanto costa l'uovo? Ah, sembra che tu abbia bisogno di attivare le tue capacità di calcolo. Bene, hai 15 secondi per rispondere. Pronto? Via! Sei riuscito a trovare la risposta? Eccola! L'uovo costa 4 monete, mentre il pollo 104. Cinque. Trova un A in mezzo a tutti questi 4. Oddio, i miei occhi. Mi sembra di vedere solo dei 4. Dov'è la lettera A? Hai 15 secondi per trovarla. È stato facile? Per me no. Ed eccoti la risposta. Se non hai ancora trovato la lettera, voilà! Sei. Quale numero dovrebbe sostituire il punto interrogativo? Scegli una risposta tra quelle nel riquadro giallo. Questo è davvero difficile da risolvere, quindi credo ti servano ben 20 secondi. Ok? Ci siamo! La risposta corretta è 10.
poiché la differenza tra i numeri adiacenti aumenta di 1 ad ogni numero successivo. La differenza tra 5 e 7 è 2, tra 5 e 8 è 3, e così via. Quindi la differenza tra 3 e il numero successivo è 7. Trova SpongeBob tra i Minions. Dove sei? Ehi, SpongeBob, dove sei? Hai 15 secondi per uscire fuori. Siete pronti, ragazzi? Non ho sentito bene. E SpongeBob è nell'angolo in alto a destra. Eccolo, ti sta guardando. Ah, ciao Bob, sei qui. Allora, sei riuscito a risolvere questi indovinelli? Condividi i tuoi risultati nei commenti. Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici, così che possano mettersi alla prova anche loro. Premi il pulsante mi piace sotto al video e fai clic su iscriviti per unirti a noi nel lato positivo della vita.